21 febbraio 1976, il giorno della rivoluzione. Sull'esempio di altre città, nasce la prima TV libera a Firenze. È la nuova creatura di Mauro Ballini, lo stesso imprenditore che pochi mesi prima aveva inaugurato Radio Libera Firenze. Ora, l'istrionico, coraggioso e spregiudicato Ballini tenta l'avventura degli schermi e tiene a battesimo Tele Libera Firenze, ancor prima che una sentenza della Corte Costituzionale liberalizzasse l'etere. Una scommessa, forse un azzardo, sicuramente un successo, ripagato con la fedeltà e l'affetto di tanti telespettatori che hanno apprezzato e negli anni ricordato i suoi programmi. Idee tante, mezzi pochi e rudimentali, ma finalmente un occhio che si apre sulla realtà fiorentina, con un approccio del tutto diverso dal cliché della RAI. Infatti, eccola la prima, vera, grande novità di questa giovane televisione fiorentina rispetto alle esperienze di TV commerciali che l'avevano preceduta in altre regioni d'Italia. L'informazione. La programmazione non si esaurisce con spettacolo e intrattenimento, ma, al contrario, si incentra sulla parte giornalistica. Tante interviste, non solo ai protagonisti della vita cittadina, ma veramente, per la prima volta, alla gente comune. In questo caso si può dire che Telelibera ha aperto una breccia e varato un modello che resta ancora oggi valido e usato da tutti in televisione. Quello che ora sembra normale, acquisito, 35 anni fa non lo era affatto. E destava grande sorpresa e curiosità riprendere e mettere il microfono sotto il naso delle persone per la strada, davanti agli stadi, all'ingresso di un cinema o all'entrata di un bar. La rivoluzione va avanti, dunque, ed è una rivoluzione salutata con grande interesse e simpatia. Il pubblico comincia a riconoscere questa giovane redazione, per gran parte la stessa che aveva esordito a Radio Libera e sempre con la direzione di Carlo Fusaro e il suo originale marchio di fabbrica. Su tutti i temi del giorno si discute e si dà voce alla città. È uno schema innovativo, che ha subito negli anni ben poche evoluzioni. Senza falsa modestia, possiamo dire che le televisioni di oggi hanno fatto passi da gigante solo sul piano tecnico. Per il resto, non è stato inventato praticamente nulla. Un altro piccolo, grande primato che il tempo non è riuscito a cancellare. Thank you.
Un altro primato assoluto riguarda lo sport. La Fiorentina come non si era mai vista, come nessuno fino ad allora l'aveva mai trattata. Notizie, commenti, personaggi, retroscena, curiosità. A tutte le ore e in tutte le salse. Massimo Sandrelli guida un gruppo di giovani redattori e ingrossa gradualmente le fila di un cospicuo nucleo di collaboratori per trattare non solo il calcio, ma anche tutte le altre discipline sportive. Si tentano collegamenti e dirette dai campi di rugby, dai palasport, dagli impianti di atletica, dalle piscine della pallanuoto, quasi sempre facendo salti mortali per sopperire ad una strumentazione insufficiente, ma riuscendo ad ottenere quasi sempre ottimi risultati, sia in termini di consenso, sia in termini di ascolto. Questo perché, a dispetto di ogni difficoltà, si è cercato di coniugare la costante ricerca della professionalità con un grande piacere per il proprio lavoro. E dallo schermo questo messaggio passava. Professionalità e divertimento. È un binomio che si incarna perfettamente nel personaggio simbolo di questa nuova redazione sportiva. Giordano Goggioli, il mostro sacro del giornalismo sportivo fiorentino, che approda a Telelibera col fragore di un uragano. Fuori gioco diventa per anni la trasmissione più seguita. Si è detto che, essendo giovani, e quindi giovani d'esperienze nel settore calcio, non abbiate ancora la saggezza di programmare, ma di volere tutto e subito. No. Il nostro è un programma triennale. Noi siamo convintissimi che entro 3 anni lo scudetto è a Firenze. Su questo pronto a fare qualsiasi scommessa. E posso garantire questo a tutti i tifosi che mi ascoltano, che se viene lo scudetto, prima di togliercelo, sarà molto difficile per tutti. Le telecronache delle partite della Fiorentina. In quegli anni non si potevano certo trasmettere in diretta, ma noi le facevamo come se fossero in diretta, col commento vissuto contestualmente all'evento, sul posto e trasmesso immediatamente dopo la fine dell'incontro, sfidando ogni divieto e diffida. Le partite sono andate in onda a tutte le ore. Un Fiorentina-Juventus, vittorioso per i Viola, è passato in replica a ripetizione. E i tifosi Viola sono stati anche i nostri primi tifosi. Su questo primo rally città di Firenze. Ma io direi che l'impressione è abbastanza buona per quanto mi riguarda, perché Piazzale Michelangelo di regola è sempre pieno senza manifestazioni, e una manifestazione del genere è chiaro che ha richiamato migliaia e migliaia di persone. Direi, almeno a vedere adesso, il successo è assicurato. Speriamo che la corsa... Prima domanda ormai di rito, qual è la tua opinione, la tua impressione su queste prove speciali di questo primo rally città di Firenze? Ma tutto sommato è un bellissimo rally, non ritengo molto selettiva il susseguirsi di questo. Anche se l'informazione, come abbiamo visto, resta il piatto forte, la nuova TV non sfugge ovviamente alle regole commerciali. Mamma mia, sì, tanti auguri allora, la ringrazio. Arrivederci. Ho capito. 788. Sì, è preciso. Così mi dà l'indirizzo. Come grazie, si chiama? Infinite, arrivederci. Natalini? B come Bologna? Ba? We'll be right back.
Una grande scommessa si gioca sui bambini. Gig Robot d'acciaio, il primo cartone animato giapponese arrivato in Italia, diventa il personaggio più amato del momento. Un successo che sarà bissato qualche anno dopo da Candy Candy, con un concorso abbinato al neonato quotidiano La Città. Anche i programmi di intrattenimento cercano di agganciarsi a una componente familiare, cercando il coinvolgimento degli spettatori. Gli esordi sono di rottura, cercando un po' di scandalizzata sorpresa con lo spogliarello della ragazza qualunque. È un po' uno stereotipo e francamente non trova soltanto consensi. Le prime a osteggiarlo sono le donne che, nei vari ruoli, lavorano all'interno della televisione. Non è confortante per chi cerca di affermare nel lavoro la propria identità e autonomia veder passare il solito, consumato e stantio messaggio della donna oggetto. Purtroppo, tristemente attuale anche oggi. Bisogna aggiungere però che fortunatamente nessuna donna a Telelibera ha visto minacciata la sua libertà di porsi anche in ruoli nuovi ed emancipati. In questo senso possiamo dire che è stata una televisione democratica, forse in certi casi un po' maschilista, magari più per dovere di facciata, ma sostanzialmente aperta. Per chi è quel programma che va in onda e si prefigge di stabilire tutti i becchi di Firenze? E io sono contento per lui, io archivio la sua lettera, è archiviata, poi vedremo anche di mettere in archivio altrimenti decente questa puntata, e andrei anche oltre. Due parole su questo problema che sembra di moda oggigiorno, perché un tempo fare le corna era una cosa un po' rara, era una cosa un po' da vergognarsi, oggi è diventato un lusso. Cari amici e cari amiche, solo i ricchi possono permettersi un paio di corna. No, se non ci sono corna, dice lui, io ci rido poco, comunque in Italia siamo pieni. Adesso, come dice signora? Dappertutto le corna ci sono. Dappertutto? Dappertutto, sì. Lei c'ha esperienze personali? No, non c'è esperienza. Conosce qualcuno che ha le corna, ci fa qualche nome? No, non posso fare nomi. In che via? In che via? Teatro comunale, c'è tante corna lì. Ci informeremo, grazie signora. Prego. Domani è 17 aprile! Sandwich, protettore dei fast food, e festeggiano Poldo, la dottoressa Tirona
E l'onorevole Panello, che bello, che bello, vado avanti. Aspetto per fare un giochino un pochino più lungo. Mi raccomando, guardateci e telefonate. E dietro le quinte? Quando i riflettori sono spenti, il lavoro non si ferma e Telelibera funziona esattamente come qualsiasi azienda, dove è necessario che i conti tornino sempre. Abbiamo visto come Mauro Ballini possa sembrare una specie di Don Chisciotte dell'etere, ma allo stesso tempo resta un imprenditore attento al bilancio. A sostenere Telelibera viene creata un'agenzia di pubblicità, la P77, con una vasta rete di agenti che lavorano in totale sintonia con la struttura. Cerchi un lavoro? Se sei giovane, diplomato, se hai la macchina e vuoi guadagnare 3 milioni al mese, vieni con noi, ci occupiamo di pubblicità, la inventiamo, la ideiamo, la pianifichiamo, la programmiamo, sempre nell'interesse dei nostri clienti, con serietà e professionalità. Vieni con noi, telefona alla P77 a Firenze 055 67 92 04. Ecco Shoppi, il camioncino del centro moda Shop di Pontassieve. Shoppi ha buon gusto, scegli il tuo abbigliamento tra le proposte della moda. Shoppi è attento, sa come ti vesti, qualità e occhio al prezzo. Shoppi è la zanzara della moda, punge solo i capi migliori. E ora Shoppi dove va? Al centro moda Shop di Pontassieve, per vestire lui in stile, lei in classico, loro in giovane, tutti amici di Shoppi del centro moda Shop. Centro moda Shop, piazza Maltoni, via di Rosano, zona stadio, Pontassieve. In definitiva, meglio Ballini o Berlusconi? Ma lo sai che poi forse sono simili, certo Ballini devo dire l'ho conosciuto meglio perché stava sempre lì con lui, con noi Berlusconi, insomma non è che ho stretto rapporti così vicini, però alla fine e poi magari quando vengo ti dico perché hanno qualcosa in comune, non solo nell'aspetto fisico, adesso però non vorrei dire troppo, ma anche nel modo di fare, quindi ti dirò, direi 0-0. E ora, una nuova celebrazione? No, questa serata deve essere un divertente incontro, niente commemorazione. Anche per chi oggi, purtroppo, manca, culliamo solo il piacevole ricordo di aver condiviso un pezzetto di strada, di essere cresciuti, di esserci divertiti e, soprattutto, di esserci incontrati. Auguri, Telelibera.